Ok, lo faccio entrare così che facciamo due chiacchiere light e poi casomai entriamo nella storia. Nel frattempo aspettiamo qualche altra persona. Lui si chiama Ron Archer, è un pastore, un predicatore, ma anche un consulente per leaders, anche nell'ambito militare. Lo introduco, eccolo qui. Hello Ron, you are live. Buongiorno, how are you this morning, this afternoon? I'm good, how are you? Come stai? I'm doing quite well, thank you. So before we go into your story and we wait for a few more minutes for people to come in, how is it going over there for the coronavirus? Chiedevo, come sta andando per la questione del virus lì negli Stati Uniti. There is a plan to reopen some states. C'è già un piano per riaprire alcuni stati. The goal is to open up some states by May 1st. Per 1º maggio dovrebbero riaprirsi alcune situazioni. They're planning to use a three-stage process Ed è un processo a 3 step. and see how the health of the people progress. Vogliamo vedere un attimo anche come la salute delle persone progressa. There are many states that have not been affected. Sono alcuni stati che non è ancora arrivato il virus. Montana, Wyoming, Nebraska, those kinds of states. Montana, Wyoming, Nebraska, quei tipi di stati lì. But the bigger states like New York, Florida, California are really suffering. Ma i grandi stati tipo New York, California, la Florida stanno soffrendo tantissimo. The death rates are still rising. E i morti crescono continuamente. So they're going to pick the states that are not suffering greatly, Quindi prenderanno i stati che non hanno, diciamo, una grande diffusione open up businesses, e quindi si apriranno lì gli uffici, un po' le industrie, eccetera. then schools Le scuole, and churches. poi le chiese. And monitor if the illness spikes or not. E poi controlleranno se la cosa sale o no. If the illness spikes or not. Sì, se la malattia sale o no. So that's kind of how it's being implemented. Quindi è così che stanno, diciamo, lavorando. People are getting very frustrated. E logicamente c'è un po' di frustrazione anche in America. There was a protest rally in Michigan C'è stato anche una protesta, addirittura uno sciopero. where 1,000 people went to the state capitol. Dove 1.000 persone si sono radunate davanti diciamo, allo Stato, al governo. And demanded that the governor open up the state. E hanno chiesto al governatore di aprire lo Stato, cioè di uscire dalla quarantena. The governor was very upset Il governatore è stato molto arrabbiato. because the people did not practice social distancing. Perché quei 1.000 che stavano proprio lì davanti al palazzo del governo, logicamente non stavano praticando né la distanza sociale né maschere né And not wearing masks. niente. E non stavano mettendo le maschere, appunto. So she believes there'll be a spike in the next 30 days from this protest. E quindi lei crede che a causa di questo sciopero, questa protesta, marcia, diciamo così, ci sarà un But in incremento di... reality, Ma la realtà? here's what leaders are saying in the US. I tanti leaders negli Stati Uniti stanno dicendo... If we open the economy, people will die. Se apriamo l'economia, comunque le persone moriranno dal virus. And they're willing to accept acceptable losses. E sono disposti ad accettare, anche se in minoranza, una possibilità di morte. They're almost saying that if the economy crashes, nobody will be okay.
E quindi alcuni stanno dicendo quindi è meglio riaprire che collassare l'economia, quindi c'è una lotta, un dibattito tra chi preferisce di sì e chi preferisce di no. So the next few months will be very interesting. Quindi dobbiamo vedere nei prossimi mesi cosa accadrà, sarà interessante. Yeah, it's the same thing here. Now they are playing for the new stages, but still it's very, they don't really know because it's actually the first time for many leaders. How to deal with such a contagious virus. Dicevo che comunque anche qui in Italia è un po' così perché non siamo, anche i nostri leader, governatori, non sanno bene come gestire perché è la prima volta per tutti. The real concern, there's no cure. Logicamente non c'è ancora cura e quindi questo preoccupa. And they're still learning that it is contagious in a variety of ways. E anche stanno imparando che il contagio a volte cambia, non è sempre la stessa cosa, eccetera. So we call this Russian roulette. Quindi è come una roulette russa. That's right. Ok, quindi adesso detto questo, immergiamoci un po' nel tema di oggi. So let's, my first question would be: take your time to just share your story and from your early age till now. Yes. Quindi ci racconterà la sua storia in questo momento. I was 10 years old and I had my mother's gun to my head. Avevo 10 anni quando ho puntato la pistola alla mia tempia. And I wanted to blow my brains all over her wall. Volevo farmi esplodere il cervello lì proprio a casa di mia madre. Why would a 10-year-old boy want to die? Perché un bambino di 10 anni si vuole ammazzare? 10 is an age of dreaming. 10 è un anno di sogni. To being a football star, a doctor, an astronaut, but for me, I wanted to die. È quell'anno dove tu sogni di essere un calciatore, un dottore, ma era per me invece il mio sogno era morire. I grabbed the gun, I stood against the wall, I pulled the trigger, hoping to die. Quindi mi sono messo con la testa vicino al muro, ho messo la pistola alla tempia, sparando, sperando di morire. My mother had a lock on the gun, so I couldn't pull the trigger. Diciamo, mia mamma aveva messa la sicura sulla pistola, quindi non riuscivo a premere. So let me explain what got me to that desperate place. Quindi voglio fare un passo indietro. Cosa mi ha portato a quel posto disperato? My family is biracial, black and white. La mia famiglia è di due razze, bianca e nera. My grandmother is a white German from Germany. Mia nonna era una tedesca, quindi bianca dalla Germania. My grandfather was a black Cuban from Cuba. Quindi invece mio padre era uno di colore cubano da Cuba. They met in Cleveland, Ohio, and they started dating each other. Quindi sono incontrati in Ohio, nel Cleveland, e hanno cominciato a frequentarsi. E They secretly got married. all'epoca si sono sposati in modo segreto, quindi un bianco con un nero. Why secretly, you may ask? E perché segretamente, potresti chiedere? Because in the United States during that time it was socially unacceptable for a white and black to be married. Perché negli Stati Uniti all'epoca era inaccettato a livello sociale che una donna bianca sposasse un uomo nero. In the deep south, like Alabama or Mississippi, they would lynch the black man. In alcuni stati, tipo l'Alabama, il Mississippi, addirittura avrebbero picchiato l'uomo di colore. But Ohio is in the north. They don't lynch you, but they would shun you. Diciamo l'Ohio che è un po' più nel nord, non ti picchiavano ma ti tenevano a distanza, diventavi comunque una cosa di vergogna per tutti. So after many years, they had seven children. Quindi dopo tanti anni hanno avuto 7 figli. And during that time, my grandfather pretended to be my grandmother's driver to work. E diciamo mio nonno per nascondersi che erano sposati faceva finta di fare l'autista di mia nonna che la portava al lavoro. But as the years went by, my grandfather got tired of pretending. Però dopo tanti anni mio nonno si stancò di pretendere di essere il marito
They built their own home, they had a car and seven kids, and were now American citizens. Quindi hanno costruito una loro casa, avevano sette figli, finalmente volevano essere cittadini americani riconosciuti. It was their wedding anniversary, and my grandfather said, no more hiding. Era il loro anniversario di matrimonio e mio nonno disse, basta, adesso non ci dobbiamo più nascondere. No more pretending, we're going out as a married couple to dinner. Oggi usciremo e andremo a mangiare al ristorante come una coppia affermata. They went to a German restaurant in downtown Cleveland. E andarono in un ristorante tedesco nel Cleveland, proprio al centro della città. When the dinner was over, they walked out together arm in arm. E quando finirono di mangiare, uscirono braccio a braccio. It was the first time they had displayed affection and love in public. Era la prima volta che mostravano un'affezione pubblica, un contatto pubblico. They were celebrating the American dream, two immigrants who now were successful. Stavano celebrando quello che si chiama il sogno americano. Due immigranti insieme celebravano il loro successo. As they're walking down a street, a white man from the south sees them together. Però mentre camminavano, un uomo bianco del sud li vede insieme. He cannot believe what he is seeing. E quello che lui vede non ci può credere. He was a bit drunk. E aveva bevuto anche un po' quella sera. And he stumbles up to my grandmother and asks her a question. E quindi si ferma e chiede a mia nonna una domanda. He said, "You are beautiful and you are elegant." Dice, tu sei bella, sei elegante. Why would you be a nigger lover? Perché ami un negro, scusate il termine. Why would you like a gorilla like this? Perché ami un gorilla come questo? My grandfather, being Cuban, had a temper. E mio nonno, che era cubano, aveva il sangue che gli bolliva. So he hit the man with all of his strength in the jaw. Quindi colpì quell'uomo ubriaco direttamente in faccia. You must understand, my grandfather was a big, strong man. Dovete sapere che mio nonno era un uomo grosso, forte, di grossa statura. He grew up in Cuba working in the sugarcane fields. Era cresciuto in Cuba lavorando lo zucchero. So he was like a bodybuilder. Quindi era un po' come uno che fa palestra, grosso. So when he hit this man, he broke his neck. Quindi quando ha colpito quell'uomo gli ha rotto il collo. In America, it's never a good thing for a black man to break a white man's neck. E quindi all'epoca non era una cosa buona per una persona di colore rompere il collo a una persona bianca. Especially in the 1950s and 60s. Specialmente negli anni 50, negli anni 60. So he was convicted and he was sent to the worst jail in Ohio. E quindi lui fu condannato e mandato a una delle prigioni peggiori dell'Ohio. There was a movie some years ago called Shawshank Redemption. C'era un vecchio film chiamato Shawshank Redemption. You might be familiar with that movie. Forse lo conoscete. It was filmed at the prison where my grandfather was staying. Ed è stato filmato nella prigione, una delle più terribili, dove c'era mio nonno. It was old and rusty and horrible. Erano di quelle prigioni vecchie, arrugginite, orribile veramente. In the summer it was 120 degrees, and in the winter it was below zero. In estate faceva caldissimo, in inverno scendeva anche sotto zero. And because of his crime, he was locked in his cell 23 hours a day. E a causa del suo crimine lui fu chiuso in quella cella quasi 23 ore al giorno, pensate. He almost lost his mind. Quasi ha perso la testa. My grandmother now had to take care of seven children. Adesso mia mamma doveva prendersi cura, logicamente, di sette figli. The story was in the newspaper, so she got fired from her job. E quindi la storia andò a finire nei giornali, lei fu licenziata dal lavoro. So she started working as a domestic, cleaning people's houses. E quindi lei cominciò a fare le pulizie a casa della gente. But then she had fainting spells and blackouts and would crash her car and fall down the stairs.
Spesso però aveva questi momenti dove perdeva i sensi, aveva vertigini, è caduto dalle scale più volte. Long story short, they discovered she had cancer and had to remove half of her face and her left eye. Scoprirono che aveva un cancro e hanno dovuto rimuovere metà faccia, il suo occhio destro. The American dream became an American nightmare. Il sogno americano diventò un terribile incubo. They lost their house, their car, and all their furniture. Persero tutto, casa, mobili, macchina. A sick woman with seven kids became homeless. Quindi una donna malata di cancro con sette figli senza casa. There were seven kids. There were three boys and four girls. Tre ragazzi e quattro ragazze, questi erano i figli. Two of my uncles became very angry and bitter. Due dei miei zii diventarono arrabbiati, amari. They joined a gang called the Devil's Disciples. Si unirono a una gang chiamata i discepoli del diavolo. They were 12 and 10 years old. Avevano 12 anni e 10 anni. They start doing violent crime. Cominciarono a fare crimini di una violenza incredibile. They got hooked on heroin. Cominciarono a usare l'eroina. And they became like animals. E diventarono tipo degli animali. Of the seven children, my mother was the oldest. Dei sette figli, la mia mamma era la più grande. My mom is absolutely beautiful. Mia mamma è una donna bellissima. Because of her mixture of Cuban and German nationality. Perché questo miscuglio, se così possiamo dire, di la bellezza tedesca e la bellezza cubana. She looked exactly like Sophia Loren. Somiglia proprio a Sofia Loren. Thick black hair, olive skin, beautiful body. Quindi un bel corpo, dei capelli neri, una pelle abbronzata. But here's what we know about beautiful women in the wrong places. Però sappiamo una cosa, che a volte essere belle donne ma nel posto sbagliato è pericoloso. Sometimes when you're beautiful and poor, it can be a curse and not a blessing. A volte quando sei bella e povera, a volte questo diventa una maledizione e non una benedizione. In the United States, one out of every three women is raped or molested before she turns 18. Negli Stati Uniti una donna su tre viene violentata prima che ha 18 anni. And it primarily happens to women who are poor. E specialmente succede alle donne di bassa classe, cioè che sono povere. My mom used to say, you do not know how people will treat you when they know you have no place to go. E mia mamma diceva sempre, tu non sai mai come le persone ti tratteranno quando non hai un posto dove andare. So my mother is very shapely at age 14. Quindi mia mamma a 14 anni aveva già un corpo di belle forme, diciamo così. She looks like a grown woman. Sembrava già una donna più adulta dell'età che aveva. And there was a predator who was a pimp who saw her. È un uomo che era un predatore, la vide. And he said to her, "Don't you know you're sitting on a gold mine?" E disse, guarda, tu sei seduta su una miniera d'oro. She says, "Where?" E lei disse, ma dov'è? "You're sitting on it." Ci stai sedendo sopra. He said, "I know your brothers are drug addicts." E gli disse, so che i tuoi fratelli si drogano. "I know your father is in prison and your mama is sick." So che tua mamma è malata, altri tuoi fratelli sono in prigione, così come tuo padre. "You are the oldest of the seven children. You must make money." Tu sei la più grande di sette figli, tu devi fare i soldi, devi produrre soldi. He said, "I can help you." E lui disse, io ti aiuto, facevo un po' il pappone, diciamo. He said, "I own a few nightclubs." Io ho dei nightclub. "I have businessmen who come to visit." Io ho degli uomini d'affari importanti che vengono in questi nightclub. "They're lonely and they want company." Sono soli e vogliono un po' di compagnia. "As a dinner guest, you can be their dinner host and dance with them." Quindi tu puoi aiutarli come cameriera e poi fai anche una ballata con loro. "And I'll pay you $100 a day." E ti pago $100 al giorno. "We'll buy you clothes and pearls and you'll look like a movie star." Ti compreremo i vestiti, le perle, le collane e sembrerai una star,
And you'll make enough money to help your mother and your father and your brothers. E farei abbastanza soldi da aiutare tua mamma e tuo fratello. She was excited. E quindi lei era entusiasta. So she shows up for her audition. Quindi lei va il primo giorno di lavoro. There's no audition. Ma non c'era un lavoro. They beat her up and rape her. L'hanno picchiata e l'hanno violentata. And she becomes sex trafficked. È diventata una che faceva parte della tratta sessuale. They make her a prostitute. È diventata una prostituta. At 14. A 14 anni. And she's selling her young body to grown men for money. E lei vendeva il suo corpo giovane a uomini adulti per soldi. After 2 years of doing this, she gets pregnant. Dopo 2 anni esce incinta durante una cosa del genere. Doesn't know who the father is. Non sa nemmeno chi è il papà. Because so many men have had sex with her. Che tanti uomini avevano avuto sesso con lei. But the pimp says your baby has to die because you can't make money being pregnant. Ma questo uomo che la manteneva gli diceva: guarda, non puoi assolutamente tenere il bambino perché non farai più soldi. So first they give her drugs and alcohol to cause a miscarriage. Quindi prima la riempirono di alcol o di droga in modo da avere un aborto spontaneo. But the baby wouldn't die. Ma il bambino non moriva. Then they strap her down and take a hanger and stick it up her body. Poi l'hanno spogliata e con una massa di ferro cercavano dall'interno di uccidere il bambino. To try to force an abortion. Per forzare un aborto. But the baby wouldn't die. Ma il bambino non moriva. They then beat her up in the stomach, hoping for a miscarriage, but the baby wouldn't die. L'hanno presa a pugni nello stomaco per sperare sempre un aborto spontaneo, ma il bambino non moriva. But now she's sick and her womb is destroyed. Adesso lei è malata e il suo grembo distrutto. She's no longer any use to them. Non era neanche più utile per il lavoro che gli stavano facendo fare, chiamandolo lavoro. And they throw her to the streets and she has the baby prematurely. E la buttano per strada e lei partorisce un bambino prematuramente. She's poor, she's sick, and she's afraid. È povera, malata e impaurita. The baby is born with so many medical issues. Il bambino nasce con tante situazioni mediche. Pneumonia in the lungs. Problemi respiratori. Brain disorder. Problemi mentali. Pancreas not fully functional. Il pancreas che non funzionava bene. Everybody says you should have let this baby die. Tutti dicevano: ma perché non hai abortito? Lascia morire il bambino. When this baby grew up, it had difficulties learning in school. Quando il bambino è cresciuto, aveva difficoltà a imparare a scuola. He was called retarded. Lo chiamavano ritardato. He was a stutterer, could not speak. Era balbuziente, non riusciva a parlare. They put him in the slow group because he was so stupid. Lo misero con quei bambini che li chiamavano lenti, perché era troppo stupido. That baby was me. Io ero quel bambino. To make matters worse, my mother had a babysitter. Per le cose ancora peggio era che mia moglie aveva una babysitter. She was still being a call girl. Mia mamma, scusate, perché mia mamma ancora faceva la prostituta. And when she would leave out at night, the babysitter would come. E quando lei usciva con gli uomini la notte, veniva questa babysitter. And she would call her friends over and they would drink. E lei invitava altri amici che bevevano. They have a party and they called the party Pin the Tail on the Donkey. E facevano una festa e la chiamavano Colpisci l'asino. They would strip me of my clothes. Mi spogliavano. Take a broomstick and rape me with it. E prendevano una scopa e mi violentavano con la scopa. After that I wanted to die. E dopo tutto questo è per questo che volevo morire. The family was atheistic. We didn't believe in God. La mia famiglia era atea, noi non credevamo in Dio. We had no Bibles, we never went to church. Non avevamo la Bibbia, non siamo mai andati in chiesa. Complete hopelessness, darkness and despair. Era disperazione, tenebre complete.
So by age 10, I had enough. Quindi all'età di 10 anni non ce la facevo più. And I took the gun and put it to my head. Ho preso la pistola e l'ho messa alla mia tempia. And I couldn't make the gun work, so I went back to my bed. Ma non riuscivo a far funzionare la pistola, quindi ritornai a letto. And what I would do to go to sleep is bang my head against the wall. E per addormentarmi da quel dolore che provavo dentro, sbattevo la testa vicino al muro finché non mi addormentavo. And I would cry out the words, "Help me." E gridavo, "Aiutatemi, qualcuno mi aiuti." Help me. Aiutatemi. I didn't know who I was crying out to, I just needed to be saved. Non sapevo neanche a chi stavo gridando, ma volevo essere salvato da quella situazione. I believe something. Credevo in qualcosa. When you are broken and in despair and cry out to God. E quando tu sei in quella situazione disperata e gridi anche a Dio, even though you don't know him yet, anche se tu non lo conosci, he knows you. Lui ti conosce. He hears the cry of broken people. Lui ascolta il dolore delle persone rotte, il grido delle persone rotte. The next week a new teacher came to our school. La settimana dopo io ero a scuola e venne una nuova insegnante. She was a white elderly lady with a Gideon Bible. Lei era una donna anziana bianca e aveva una Bibbia. And she asked the headmaster for the worst student in the school. E lei chiese al direttore della scuola chi è il peggiore studente. Because she said God doesn't make any junk. Perché lei pensava Dio non fa nascere nessuna spazzatura. The headmaster gave her to me. E il direttore disse, ecco, lui, che ero io, è il peggiore adesso qui. She met me and said, I'm going to change your life. Lei mi incontrò, questa donna anziana, e mi disse, io ti cambierò la vita. And she said, God uses greatly those who've been wounded very deeply. E lei mi disse, Dio usa grandemente chi è stato grandemente ferito. She said, the devil thought he buried you. E lei disse, il diavolo ha pensato di averti ucciso. But he forgot you are a seed of God. Ma ti ha dimenticato che sotterrandoti tu sei un seme. And when a seed of God gets buried in the dirt and the darkness. E quando il seme di Dio va messo nel terreno. It doesn't die. Non muore. It breaks open and gives new life. Si riapre per dare nuova vita. And many fruit come from its seed. E molti frutti vengono da un piccolo seme. And she said, that's going to be you. E lei mi disse, tu sarai così. She said, I'm going to show you that you are in the Bible. E mi disse, guarda, ti voglio far vedere che tu sei anche nella Bibbia. I couldn't believe it. Io quasi non ci credevo. I said, do you know who I am and where I come from? E disse, ma sei sicura che mi conosci e da dove vengo? I don't think I would be in the Bible. Non credo di essere nella Bibbia. She said, you are. Mi disse, no, ci stai. She gave me the Gideon Bible and turned to a book called Jeremiah. Lei mi prese questa Bibbia dei Gedeoni e la aprì a Geremia. And told me to read these verses out loud. E mi disse di leggere questi versi ad alta voce. My life would never be the same again. E dopo quei versi la mia vita non è più stata la stessa. Understand, this was my first time ever reading the Bible. Comprendete, questa è la prima volta che io leggevo la Bibbia nella mia vita. The Word of God. La parola di Dio. The perfect Word of the Living God. La parola perfetta del Dio vivente. I began to read. Cominciai a leggere. And this is what I read. E questo è quello che ho detto. Jeremiah chapter 1 verse 4. Geremia 1 al versetto 4. And the Lord says, before I formed you in your mother's womb. E Gesù, Dio diceva, prima che tu nascessi nel grembo di tua madre. I knew you. Io ti conoscevo. And before you were born. E prima che tu nascessi. I had a plan for you. Avevo un piano per te. And I set you apart. E ti ho messo da parte. To be a prophet for me. Per essere un profeta per me. And it goes on to say, but I cannot speak for I am a child. Però dice Geremia, ma io sono solo un ragazzo. And the Lord said, do not say you're a child. E Dio dice, non dire sono solo un ragazzo. For I will put my words in your mouth.
Perché io metterò le mie parole nella tua bocca. And I will teach you what to say. E ti insegnerò cosa devi dire. Be not afraid of their faces. Non aver paura dei loro volti. For I am with you to deliver you, says the Lord. Io sono con te per liberarti, dice il Signore. I learned about one word that day. Imparai una parola quel giorno. Hope. Speranza. Hope. Speranza. That I wasn't a mistake. E non ero un errore per strada. It didn't matter who my parents were. E non importava chi erano i miei genitori. It didn't matter how I was conceived. Non importa come ero stato concepito. Because God himself had put me in my mother's womb. Perché era stato Dio a mettermi nel grembo di mia madre. He was my father. Lui era mio padre. And he had a plan for my life. E aveva un piano per la mia vita. And it was my job to know him and know my purpose. Era il mio compito adesso è conoscere lui e conoscere il perché, qual era il mio and scopo. The only way I could know him is by reading his word. E per conoscerlo dovevo leggere quella benedetta parola. So she gave me the Gideon Bible. Quindi mi regalò quella Bibbia dei Gedeoni. And over the next 2 years I memorized 2,000 scriptures. E in pochi anni memorizzai 2,000 versetti. If God be for me, who can be against me? Se Dio è con me, chi sarà contro di me? I can do all things through Christ who strengthens me. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. La notte avviene, ma poi viene la gioia nella mattina. I kept learning and learning and learning about the Word of God. Cominciai a leggere e memorizzare la parola di Dio. I accepted God as my Savior. Accettai Gesù come mio Salvatore. And my cry went from help me. E il mio grido diventò da aiutami. Use me to help others. Usami, Signore, per aiutare gli altri. What happened as I began to study the Bible like that? Quindi cominciai a studiare la Bibbia in questo modo. It chemically changed my brain. E chimicamente ha cambiato il mio cervello. When you memorize 2,000 scriptures, your brain changes. Quando memorizzi 2,000 versetti, il tuo cervello cambia. I developed a photographic memory. Cominciai a sviluppare una mente fotografica, memoria fotografica. I became the smartest kid in my school. Diventai il ragazzo più intelligente della scuola. I got perfect scores in all my grades. Cominciai a prendere i voti più alti. Because if I could read something or see something, I could never forget it. Perché non dimenticavo facilmente quello che leggevo e quello che vedevo. I graduated first in my class. Diventai il primo della classe. Got a scholarship to college. Mi fu data anche una borsa di studio per l'università. Became president of my student body. Diventai il presidente del gruppo studentesco universitario. Graduated with honors again. Mi laureai con 110 lode e bacio accademico. Started working for leaders, the mayor of my city. Cominciai a lavorare per il sindaco della città. Then corporations. E poi che grandi business. I was also a pastor. Sono stato pastore. And by age 28 I became a millionaire. E quando avevo 28 anni diventai un milionario. With my first book and my own business. Con il mio primo libro e la mia prima azienda. God had turned my entire life around. Dio ha completamente trasformato la mia vita. From the outhouse to the White House. Diciamo dalla casa più brutta fino alla Casa Bianca. From pain to power. Dal dolore della sofferenza alla potenza nel suo nome. But I learned something. Però ho imparato una cosa. If God allows you to be on the top of the mountain. E Dio ti porta sopra la montagna in alto. And you're by yourself. E sei da solo. You have failed as a leader. È comunque un fallimento come leader. So my prayer became, Lord, help me to lead my family to you. Quindi ho cominciato a pregare, Signore, voglio portare tutta la mia famiglia a te. These were hardcore, rough people. Vi parlo dei miei familiari, erano persone dure, dure, dure. They did not like God, they did not like church. Non amavano la Chiesa, non amavano Dio.
But greater is he that is in me than he that is in the world. Ma chi è noi è più grande di chi è in questo mondo. So on Mother's Day in my church, my mother came to church. Quindi il giorno della mamma, mia mamma è venuta in chiesa. And I preached about the rehab of Rahab. E ho predicato proprio sulla riabilitazione di Rahab, la prostituta. The prostitute who became a part of the lineage of Jesus. La prostituta che è nella Bibbia che è diventata parte della genealogia di Gesù. When my mother learned that, she couldn't believe it. Quando mia mamma sentì questo sermone da me predicato, non ci credeva. And she said, "That's the kind of God I want to serve." E cominciò a dire, "Questo è il Dio che io voglio servire." She was the first domino to fall. Lei è stata il primo pezzo del domino che è caduto. Then the entire family came to church and got saved. E poi tutta la mia famiglia è venuta in chiesa e Dio li ha salvati. My grandmother, my grandfather, my aunts, my uncles. Mio nonno, mia nonna, i miei cugini, i miei zii. And now we are all involved in global ministry. Adesso siamo tutti coinvolti in un ministero globale. Helping families that used to be like us. Che aiutiamo famiglie che erano un po' come noi. And what God taught me. È quello che Dio mi ha insegnato. That I want to teach you. E vorrei lasciarvi con questo. Everything you've gone through in your life. Qualsiasi cosa ti sia accaduto nella tua vita. Is a down payment on your destiny. È solo un qualcosa, un passaggio per il tuo destino. Every tear, every failure, every rejection. Ogni lacrima versata, ogni rigetto, ogni timore. God will use it for his glory. Dio lo userà per la sua gloria. God will use it for your growth. Dio lo userà per la tua crescita. And God will use it for the good of his kingdom. E Dio lo userà per il buono del suo regno. Don't curse your pain. Non maledire il dolore. Don't be bitter at your circumstances. Non ti amareggiare se le circostanze non sono favorevoli in questo momento. Don't hate the people that hurt you. Non odiare chi ti ha fatto del male. But develop the mind of Joseph. Ma sviluppa la mente di Giuseppe. He was betrayed by his brothers. Lui fu venduto dai suoi fratelli. He was sold into slavery. Venduto nella schiavitù d'Egitto. He was cast into prison. Buttato in prigione. He's innocent. Era innocente, no? He's done nothing wrong. Non aveva fatto nulla di sbagliato. But he has a gift. Ma lui ha un dono. And he uses his gift wherever he is. Dovunque va, usa questo dono. And the Bible says your gift will make room for you before great men. E la Bibbia dice che il tuo dono farà spazio davanti ai grandi uomini. He uses his gift in prison to interpret dreams. E lui usa il suo dono in prigione per interpretare i sogni. And he gets promoted to the palace of Pharaoh. E arriva fino al palazzo del faraone, viene promosso. And he uses his gift to help Pharaoh. E usa quel dono per aiutare addirittura il faraone. And the prisoner becomes prime minister. E il prigioniero diventa il primo ministro. Only God. Solo Dio. He wasn't bitter, he wasn't angry. Non era amareggiato, non era arrabbiato Giuseppe. Now there's a famine in the whole land. Adesso ti ricordate, ci fu una carestia in tutta la terra. And the brothers who betrayed him have to come to his palace for food. E i fratelli che l'avevano venduto devono andare al palazzo per prendersi del cibo. His brothers took some. His brothers took something from him he could never recover. E i fratelli si erano presi qualcosa da lui che non poteva più riprendersi. What did they take from him? E cosa si sono presi da lui? Time. Il tempo. Time with his father. Il tempo col papà. Time with his family. Il tempo con la famiglia. He was 17 and 13 years were taken from him. 17 anni sono passati. He's now 30. Adesso ha 30 anni. His brothers show up. I suoi fratelli arrivano. If anybody had a right to be angry.
E c'era qualcuno che aveva il diritto di essere estremamente arrabbiato, to be bitter and vengeful, per avere vendetta in quel momento, to torture them and hurt them, per torturarli e ucciderli. It was him. Era proprio lui. But he wasn't. Ma non fu lui. He said to the boys that hurt him, disse ai fratelli che lo avevano ferito, he said, don't be afraid. Non abbiate paura. Don't be angry at yourselves. Non arrabbiatevi con voi stessi. Because you did not put me here. Perché non siete stati voi che mi avete messo qui. God did. Dio lo ha fatto. He put me here to save many lives. Dio mi ha messo qui per salvare tante vite. So what you meant for evil, God has used for good. Quindi quello che voi avete pianificato per il male, Dio l'ha trasformato nel bene. If we all could understand that, e possiamo comprendere questo. If we all could embrace that, e possiamo afferrare questo stasera. If we all could use that mindset, e Dio può usare questo modo di pensare, it would change our lives forever. Cambierà la nostra vita per sempre. Whatever has happened, God allowed it for your growth. Quello che ti è successo, Dio forse l'ha permesso per la tua crescita. To save many lives. Per salvare tante altre vite. So here's the lesson as I close. Quindi questa è la lezione per concludere. Life is 10% what happens to you. La vita è 10% quello che ti accade. And 90% how you respond to it. È 90% come tu rispondi a quello che ti accade. We all have a choice to make. Abbiamo tutti una scelta da fare. To be better or bitter. Di essere meglio o amareggiati. To have power or be weak. Di essere forti o indebolirci. But we have a choice. Ma abbiamo tutti una scelta. I refuse to be a victim. Io rifiuto di essere una vittima. I refuse to be angry. Mi rifiuto di essere arrabbiato. I refuse to be bitter. Mi rifiuto di essere amareggiato. But I choose to be a man of God who loves and forgives. Ma scelgo di essere un uomo di Dio che ama e perdona. And that's what my life, my ministry, and my book is all about. E questa è stata la mia vita negli ultimi anni, il mio ministero, e anche lo racconto in un libro. Choose. Scegli. Choose. Scegli. An attitude of gratitude. Un'attitudine di gratitudine. And ask God to turn your pain into power. E chiedi a Dio di trasformare il tuo dolore in potenza. And he'll take you on an adventure that will change you forever. E lui ti porterà in un'avventura che ti cambierà per sempre. And that is who I am. E questo è in breve la mia storia. From a prostitute son to an advisor to presidents. Da un figlio di prostituta fino addirittura a un consigliere presidenziale. And I'm angry. Angry at no one. E non sono più arrabbiato con nessuno. Because the joy of the Lord is my. Is my strength. Perché la gioia del Signore è la mia forza. God bless you. Dio vi benedica.